Abbiamo l'onore di avere qui, dopo un rocambolesco viaggio per raggiungerci, Michael Akers, il regista di Morgan, il film che state per vedere, introdotto da uno dei nostri programmatori, Nicola Dorin. Allora, questo film è un film che a me è piaciuto molto e parla di una storia di un disabile che ha, deve costruirsi in qualche modo una vita e questa ricostruzione, diciamo, parte da un incontro, diciamo, più o meno casuale, ecco, un po' visto questa, poi non vi dico altro, altrimenti vi dico, insomma, la storia del film, ecco. Ora sentiamo se loro vogliono dirci qualche cosa. I just wanted to thank everyone for coming this evening to see our film. Vi ringrazio di essere venuti qui per vedere il nostro film. And thank the Still Festival for having us in. This is very exciting for us, our first time in Italy. Ringrazio il festival per mostrarlo, per loro è molto eccitante perché è la prima volta che sono in Italia. And we look forward to talking to you after the show. Dopodiché parleremo dopo il film. Se ci sono domande, dopo saranno qui per rispondere. Grazie. Eccoci. Allora, spero vi sia piaciuto. Qui abbiamo Sandberg che è il produttore e Michael Akers il regista. Se volete fare qualche domanda, sono qui per rispondere. Prego, a voi la parola. Thank you very much for coming out on the rainy night to see the film. And you are the first international audience that we've watched the film with, and so we're very curious to see what the reaction is if the film crosses the borders of the United States and the experience. Grazie per essere venuti in questa serata di pioggia, è la prima volta che portiamo il film fuori dagli Stati Uniti, quindi sono molto interessato a sapere quella che è la reazione di questo film al di fuori dei confini, appunto, degli Stati Uniti. We shot the film in New York City, obviously, and Morgan's apartment is our apartment. And the park where he races is a park right near our apartment. I just wanted to tell you a little bit about our film and about how we shot it, and I would love to hear some questions, and Michael will answer them. Hanno girato il film a New York, l'appartamento di Morgan è il loro appartamento, e il parco dove sono state girate le scene è un parco che è giusto vicino all'appartamento. E volevo fare delle domande, appunto, dicevo, Michael risponderà. Magari, maybe you can tell us something about the idea of making this movie, why it's coming out, or whatever. Gli ho chiesto se quale può essere, qual è stata l'idea iniziale che ha fatto nascere questo film. We've made, this is our fourth film. Our third film is called Phoenix. And when we were auditioning for Phoenix, a young actor who was in a wheelchair wanted to come in and audition for us. Questo qui è il loro quarto film, il terzo film si intitolava Phoenix, nel quale un ragazzo in sedia a rotelle ha chiesto di poter partecipare. The audition, where we were holding the auditions was on the second floor, and there was no way for him to get up to the auditions, and so we met him later and spoke with him privately about the project. Quindi mentre facevano le audizioni per questo film a cui questo ragazzo voleva partecipare, erano purtroppo al quarto piano, per cui hanno dovuto fare le audizioni successivamente in forma privata soltanto per lui. We weren't able to use him in our third film because it required walking actors, but it was very inspiring to meet him. He was very open when we spoke with him about what it was like to be a gay man, to live in a wheelchair, to get around Los Angeles, which has terrible public transportation, and he's just very candid about certain details about his life.
e hanno fatto questa audizione e in realtà loro cercavano solo persone che avevano l'abilità di camminare, per cui non l'hanno potuto prendere per questo film. E quindi, però questo, diciamo, parlando con lui su quello che era il suo stile di vita, essere un gay, avere difficoltà a vivere la città, hanno avuto l'ispirazione di scrivere un film proprio su questo argomento. So that was in 2006, and at the time I said to Michael, isn't that a very interesting subject to explore, that's not really explored in queer cinema? And so we started writing it at that time, and it just was a very scary topic to sort of start to address, because since Michael and I are both walking people, we wanted to address it as honestly as possible. Era il 2006 quando hanno cominciato a lavorare questo film, e iniziare a lavorare a un soggetto di questo genere è stato abbastanza spaventoso, nel senso che insomma era abbastanza da prendere un po' così, visto che loro come persone con l'abilità di camminare non riuscivano ad immaginare come poteva essere una vita invece di un disabile. Allora questa è stata un po' l'avventura che si sono presi nella realizzazione di questo film. So, in addition to this actor that we met, we interviewed a number of gay men in wheelchairs. I went online and I found a dating site that was for gay men in wheelchairs, and I contacted them through the site, and several of them were very generous and allowed me to interview them in order to start writing the story. Oltre che a parlare appunto con questo ragazzo e con altre persone, diciamo, che potevano avere più vicini, sono anche collegati, diciamo, su internet, dove hanno trovato altri gay sulle sedie a rotelle per poter avere maggiori informazioni. Questi sono stati molto gentili, si sono lasciati intervistare, hanno dato un grosso aiuto alla formazione proprio del testo. In addition, Michael also interviewed a number of therapists. And watched a lot of videos about very simple things that people do when they have to deal with transferring from the wheelchair to the couch or other things. I'll let Michael elaborate a little bit about that. Just tell them about Robbie. About Robbie? Yeah. Oh. Yeah. Go ahead. E hanno parlato anche con molti terapisti e hanno visto anche alcuni film su quelle che sono le modalità di movimento all'interno delle case, proprio delle cose più semplici, per vedere proprio come si muovevano e le cose che facevano. There was a young man named Robbie who was 22, handsome young man, on his way to become a professional tennis player, and he fell asleep behind the wheel one night driving, wrecked his car and became paralyzed. And what interested me so much about his story was having to accept that something that he did that was his fault changed his life so much, and that really inspired the direction. Diciamo, l'ispirazione principale l'hanno avuta nel momento in cui hanno incontrato un ragazzo di 22 anni che era sulla strada per diventare un giocatore di tennis professionista, e ha avuto un grossissimo incidente stradale nel quale poi è rimasto paralizzato. E a seguito di questo incontro hanno avuto, diciamo, molta parte di quello che è la relazione del senso di colpa del personaggio è nata da questo incontro con questo ragazzo. Quindi, altre domande? Domande? Qualcuno vuole chiedere qualcosa sul film, questioni tecniche? No, niente. Bene, allora, grazie a tutti, grazie a Sandon e a Michael, e grazie per essere venuti.